Il mio consiglio di oggi è un fumetto molto particolare. Si tratta di Building Stories di Chris Ware. Chris Ware è uno dei maestri americani del genere. Questo fumetto esce negli Stati Uniti nel 2012. Io ho in mano l'edizione francese di Sion del Cour del 2014 perché in Italia non è mai stato pubblicato. Questo fumetto ci si presenta sotto forma di opera complessa, è un'opera proteiforme. Direi d'avanguardia, di una ricchezza veramente infinita e rara. Per leggere Building Stories bisogna aprire la scatola e trovare dentro 14 pubblicazioni di diverso formato. Ci sono dei piccoli libri con copertina rigida, ci sono dei libretti spillati, c'è anche un foglio grande come un poster, c'è un quotidiano da tenere con entrambe le mani. C'è anche un tabellone pieghevole, insomma 14 prodotti editoriali che insieme alla scatola stessa, dove compaiono delle vignette, fanno il racconto. Dunque, aperta la scatola, possiamo cominciare a leggere per frammenti la storia, una storia che ha al suo centro un edificio, un grande palazzo di Chicago, dove abitano vari inquilini, c'è una vecchia signora, c'è una coppia senza figli e all'ultimo piano una ragazza, una giovane donna, studentessa d'arte che ha perso metà di una gamba. Scopriremo che tutto quello che succede nel fumetto, i fatti, i ricordi, i sensi di colpa, ma anche le cattive abitudini, o le ansie, tutto quello che succede è filtrato dalla mente, dai pensieri, dai ricordi della giovane donna. E dunque lei e non il palazzo, a cui pure Chris Ware dà la parola, è lei la protagonista della storia. Una storia illustrata che si dipana all'incirca lungo una ventina d'anni. Chris Ware non ha voluto raccogliere il racconto in un volume, ha rinunciato al racconto lineare a favore di pulviscoli, a favore di schegge, a favore di lembi, di tasselli, di frammenti intrecciati internamente che il lettore dovrà e potrà collegare secondo l'ordine che preferisce. Dunque, una bellissima avventura attraverso il tempo, passato, presente e futuro sono possibilità. L'ordine di lettura non è rigido e dunque anche il finale non è fisso. Building Stories è una bella esperienza di costruzione di senso, una riflessione e anche una scoperta sul modo in cui noi costruiamo il significato di ciò che avviene nella nostra vita e nelle vite con cui entriamo in contatto.